Che sollievo. Dato che sono qui moribundo, in agonia. Che bella cosa. Se ci pensasse una piccola vena qua. Qua dentro. A rompersi sul serio. E a levarti l'incomodo. Ora. Qui, subito, prima che il vecchio Croz abbia potuto uscire di qui a chiacchierare. Croz, sei tu ad avere interesse che io non esca di qui, perché il colpevole l'ho capito da un pezzo. Sei tu, Croz. Può darsi anche altri, ma tu certamente. Io no. Gust, io ti ho sempre ammirato. In fondo era per questo che tu mi riuscivi odioso. E mai sul serio, sai, accorciato la vita. Sei di ferro. Ma non sei ancora stanco? Ma di che hai paura ancora? Ormai è fatta. Se anche volessi accusarti, le mie ormai sarebbero parole. Calunnie di un rivale per scavalcarti. E così le tue contro di me. Puoi respirare, Gust. Puoi parlare. Io lo so che tu lo desideri. Lo desideri tanto che te ne muori. Ma io non sono il colpevole. Sei tu. Sì. Io. E tu. Io, anch'io. Anch'io mi brogliavo. E non ho neanche fatto molto per nasconderlo. Tornerai a farlo. Se valeva proprio la pena di essere onesti con i nostri cari concittadini. Tutti sudicioni, traditori, allo stesso modo. E poi, come si moltiplicano. Anche tu hai fatto bene, Gust. Bisognerebbe cancellarli col piede. Gust, io ho parlato. Avanti. Parla anche tu. Io non sono il colpevole. Che porco che sei! E sei anche uno stupido. Chissà quanti uomini in secoli e secoli saranno stati... così, ecco, come noi due. A guardarsi inferociti con le tempie bagnate di sudore. E poi... bel sugo. Erano tutte stupidaggini. Perché... accidenti. Croz. Mi senti? Cos'è? Stai poco bene, Croz? Sì. Ti sei agitato? Vuoi un po' d'acqua? Sarebbe proprio carina. Gust. Tu hai sempre avuto una fortuna schifosa. Croz, coraggio. Cos'è? Vuoi dirmi qualcosa? Me ne vado, Gust. Te ne vai? Non si può mai dire, Croz. Senti, dov'è che hai male, Croz? Perbacco, credo che questa volta tu abbia ragione. Dov'è che hai male? Il cuore? Non vorrei spaventarti, ma questa credo che sia la volta buona. Sai, Croz, sono stati giorni duri anche per me, Croz. Ho cercato di dormire molto. Anche il condannato a morte, quando dorme, è come se fosse un uomo libero. Il sonno è uguale per tutti. E speriamo che sia così anche la morte, Croz.
Io credo che ora tu davvero dormirai molto. Kroz, senti, se è vero che te ne vai, che è fatta, che non c'è più pericolo, allora io posso dirtelo, Kroz. È vero. Ero io, l'uomo che tutti noi cercavamo. Avevo bisogno, di dirla a qualcuno, non ne potevo più. Ho avuto paura di non poter arrivare fino in fondo, di dovermi mettere a urlare, Kroz. Ci mettiamo sulle spalle pesi troppo grossi. Sai, Kroz, in queste notti ho fatto un sogno, sempre lo stesso. Io mi sognavo un bambino, io non ho avuto figli, ma che brutto bambino, nudo, con una pancia enorme e con certe gambette veloci, storte, e saltava qua e là come una rana, ecco. Ora si nascondeva nel carrello dell'archivista, ora si appiattava tra gli scaffali e le carte, e io dietro, sempre dietro, per acchiapparlo, e lì... Certe volte con un coltello arrivavo a tagliarlo in 100 pezzi, ma egli da ogni pezzetto si metteva a ricrescere e a saltare. E io dietro, sempre dietro, per acchiapparlo sudavo tutto, ma non arrivavo, dovevo stare attento a troppe cose, ecco, a troppe cose. Ah, Kroz. Ecco, soprattutto fu il grido di quella ragazza, Kroz. Io l'ho esaminato. Era come un graffio su un vetro. Anzi no, non proprio in un vetro, uno di quei graffi da cui escono goccioline di sangue. Ecco, sembra finito, si guarda, ancora una gocciolina. Sangue. Tutti dicono che sia una disgrazia, Kroz. Ma io te lo dico sinceramente, Kroz. Sono confuso. Non vedo, Kroz. Vederci chiaro è un gran privilegio, Gust. Tu vuoi mettere d'accordo troppe cose. Aiuto. Aiuto, uscire. Uscire. Qualcuno, aiuto. Uscire. Uscire. Che è successo? Qualcuno. Che c'è? Sono io. Sono io, mi sento male. Chiamate il consigliere Herzi e i giudici, tutti. Tutti, tutti, più gente che potete. Dite che mi trovo qui in punto di morte, assistito da lui, dal collega Kust. E che si sbrighino se vogliono trovarmi ancora vivo. Spicciati, stupido, spicciati. Amico mio, povero Kust, vorrei poterti dire che la cosa è stata solamente una commedia a tuo beneficio, ma disgraziatamente c'è molto di vero, sì, nella circostanza che io stia per andarmene. Carrazza di disdetta. Amico mio, l'uso di credere religiosamente al morente rafforza molto il mio credito. Sì, io racconterò la verità e tu all'ultimo minuto sarai scivolato su una buccia. Hai parlato. Potrei anche salvarti, mio caro. In fondo gli scherzi mi hanno sempre divertito. In tal caso, sarei io
nominarti presidente. Sarei io a mettere l'ermellino sulle spalle del gran leproso. Questo immondo boscio avrebbe la sua degna lumaca. Succulento spettacolo. Ma io non potrei assistervi. E allora? Mi sei antipatico, Gust. Sei un vanitoso. E io voglio pulirti. Vedi, io credo che le cose si sviluppino secondo una legge puramente vegetale. Non manca la nota comica. Io credo che se noi considerassimo vergognoso il portare dei calzini di colore grigio, noi dopo aver portato dei calzini di colore grigio proveremmo rimorso e vergogna. Non c'è altro. Io non credo che qualcosa resti di noi. Staremmo freschi se qualcosa dovesse distillarsi da un tale cumulo di grullerie. Croz, come stai? Come uno che fra 10 minuti sarà crepato. No, stai pure lì. Devo ancora dire qualche cosa qui al collega. Costa. Questi giudici mi hanno sempre rivoltato lo stomaco. Molti di essi sono dignitosi, integerrimi, e questi saranno longevi. Sono di legno. Quanto agli altri, esprimono il parere che certe azioni siano giuste e altre no. Come una salsiccia è appesa a un'altra salsiccia. Così questo parere è appeso a dei codici ben rilegati. E questi codici, via via, ad altri codici, tavoli, leggi, sempre più antiche. Ma l'inconveniente, mio caro, che fa questa tartaruga di Erzi? Sono andati a chiamarlo, stanno venendo tutti. L'inconveniente è che manca il gancio principale, l'uncino originale, mancando il quale, ecco, tutta la fila di salsicce per terra. Ma come? Ma dove? Ma quando? Ma chi è stato a stabilire che una cosa è giusta e un'altra no? Noi sappiamo benissimo che le cose sono quello che sono, tutte uguali. Ecco perché noi giudici siamo tutti degli ipocriti, pieni di salsicce irrancidite. Ecco qual è la vera corruzione di questo palazzo. Io non vedo l'ora di esserne fuori. E infatti, perché mai? Ma in che modo, a un dato momento di questa catena, dovrebbe spuntare fuori qualche cosa di autonomo? Dico la nostra anima. Tutto ciò sta rapidamente cessando.